La segnaletica orizzontale a Vigevano è ormai praticamente invisibile. I segni tracciati sulle carreggiate per identificare gli stop o anche le fermate dell'autobus sono quasi completamente cancellati dall'usura. Anche le strisce colorate che avvertono dei dossi non sono visibili, situazione particolarmente pericolosa alla sera o al tramonto per gli automobilisti poco pratici della zona che si avvedono all'ultimo dell'ostacolo. Il problema maggiore però è per i pedoni. La città, in centro come in periferia, è disseminata di strisce zebrate che si perdono dopo il primo passo. La situazione è da tempo segnalata da pagine social che stanno portando avanti una campagna per chiedere al comune di intervenire. Qua dovrebbero esserci delle strisce pedonali, ma come vedete non c'è nulla. E la situazione è assurda perché io personalmente, come sapete, sono amministratore del gruppo Vigevano Aiuta. Nell'aprile di quest'anno ho postato questo fatto inaudito e ci sono tante altre situazioni simili. Ho scritto direttamente anche all'ex sindaco Sala, nonché assessore incaricato, che mi ha garantito che tramite l'incaricato Valentini la situazione sarebbe stata messa a posto. Ho poi scritto diverse altre volte sempre a Sala, non mi ha mai più risposto e la situazione dopo circa 5 mesi è questa. Abbiamo questa situazione indegna, ci sono due scuole e un asilo vicini e non so cosa aspettino. Aspettino che si faccia male qualcuno, aspetti che qualcuno venga investito. Il problema si ripresenta ogni anno, ma stavolta sembra maggiormente evidente. A inizio estate era stato dato un primo appalto che ha permesso di ridipingere la segnaletica orizzontale in alcune aree della città, ma nell'attesa di un'ulteriore tranche di interventi, il lavoro da fare resta molto.